Un posto al sole, trame settimanali al 10 Nico pensa a Susanna e allontana Manu. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 6 al 10 febbraio, rivelano che Nico si riavvicinerà a Manuela. Il giovane Poggi, fortemente turbato dal processo contro Valsano, vivrà un momento di forte intimità con la gemella, di cui però si pentirà subito dopo. Roberto e Marina potranno contare sul ritorno di Silvana, ma un'ombra funesta leggerà sul loro imminente matrimonio. Cerruti, fortemente pressato da Mariella, accetterà di incontrare Buffalotto. Silvia si troverà a dover affrontare una terribile crisi al Vulcano a causa delle incessanti critiche, che non accennano a diminuire. Franco riceverà un messaggio da parte di sua sorella, che lo porrà dinanzi a una difficilissima scelta. Ornella avrà un duro confronto con Crovi, la donna inoltre dovrà prendere un'importante decisione relativa al suo futuro professionale. Damiano si troverà al centro di una sparatoria, in cui si troveranno coinvolte anche Giulia, Angela e Clara. Nico, Luca Turco, e Viola, Ilenia Lazzarin, saranno molto agitati all'idea di dover affrontare il processo a carico di Lello Valsano, Gianluca Pugliese. In seguito il giovane Poggi avrà un incontro inaspettato con Manuela. Pressato dalla sua amica Mariella, Antonella Prisco, Cerruti, Cosimo Alberti, accetterà di incontrare Buffalotto, Pepe Romano. Dopo aver vissuto un momento di intensa vicinanza con Manuela, Gino Amarante, Nico verrà assalito dai sensi di colpa verso Susanna. Silvia, Luisa Amatucci, dovrà affrontare una delle peggiori crisi che ha mai investito il Vulcano. Le polemiche e le recensioni negative infatti non accenneranno a placarsi. Marina, Nina Soldano, al suo rientro da Londra, deciderà di dedicarsi completamente all'imminente matrimonio con Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli. Tuttavia qualcosa di inaspettato sembrerà minacciare la loro tranquillità. Manuela resterà molto turbata dal comportamento di Nico che ha deciso di allontanarla bruscamente. Bianca, Sofia Piccirillo, sentendosi responsabile della lite tra i suoi genitori, troverà un modo ingegnoso per farli riappacificare. Mentre Viola, Ilenia Lazzarin, sarà protetta dal suo nuovo agente di scorta, Damiano, Luigi Miele. Si troverà coinvolto in una situazione potenzialmente pericolosa assieme a Giulia, Marina Tagliaferri, Angela, Claudia Ruffo, e Clara, Imma Pirone. Roberto e Marina daranno il bentornato, nel ruolo di governante, a Silvana, Anna D'Agostino. Ornella, Marina Giulia Cavalli, dovrà prendere una decisione molto delicata relativa al suo ruolo da primario del San Filippo. Rossella, Giorgia Gianni Tiempo, e Riccardo, Mauro Racanati, litigheranno furiosamente. Inoltre quest'ultimo si scontrerà duramente anche con Ornella, a causa di un'emergenza medica. Grande paura per Angela, Giulia e Clara coinvolte in una sparatoria in pieno giorno. Franco, Peppe Zarbo, riceverà una notizia inaspettata da Anna Boschi, che lo metterà di fronte a una difficilissima scelta.